Buongiorno a tutti. Io amo iniziare le mie relazioni con questa frase di Kafka che dice che non bisogna sprecare tempo cercando gli ostacoli perché potrebbero non esserci. In effetti questo è un po' l'atteggiamento che molti amministratori hanno e a fronte di cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti dal punto di vista climatico, delle disponibilità di risorse e si dovrebbe cambiare radicalmente il sistema delle norme e il sistema degli incentivi per avviarci verso una nuova fase della nostra vita e della nostra, dei nostri, rapporti con l'economia. Molto spesso invece, c'è sempre un ostacolo da trovare. Il legislatore non sa capire l'opportunità che, invece, questi cambiamenti potrebbero dare. A fronte di eventi climatici sempre più estremi, dalla siccità alle alluvioni, anche recentemente abbiamo visto in Veneto cosa è successo, oppure l'esempio più classico e eclatante, la riduzione dei ghiacciai, ci sono degli atteggiamenti abbastanza disattenti molto spesso. Si è visto che cosa è successo, ad esempio, a Copenaghen quando si è dovuto discutere sul prolungamento degli effetti del protocollo di Kyoto, che di fatto per adesso è a scadenza. Nel 2012 i 174 stati che l'hanno sottoscritto e ratificato, Cina e Stati Uniti esclusi peraltro, che sono i due paesi più inquinatori, a fronte di questo, nel 2012, non ci sarà più nulla che vincoli gli stati a ridurre le emissioni di CO2 a livello internazionale. L'Italia, peraltro, che aveva un sottobiettivo molto ridotto, meno 6,5% delle emissioni di CO2 entro il 2012 rispetto all'anno di riferimento 1990, si ritrova adesso a avere un esubero di più 9, per cui entro 2 anni in teoria dovremo ridurre di circa un 15% le nostre emissioni, che a questo punto è evidentemente impossibile. Peraltro, stati come la Germania, ben più grandi, ricchi e industrializzati dell'Italia, avevano sottobiettivi molto più importanti, meno 21%, e sono riusciti sotto il governo di destra, di centrodestra, di Angela Merkel, non solo a raggiungere l'obiettivo, ma addirittura a superarlo. Sono ormai arrivati a meno 22 e di fatto venderanno crediti di carbonio a quei paesi che non virtuosi come l'Italia invece devono acquistare per pareggiare i conti. Gli obiettivi terminano rispetto alle riduzioni delle emissioni, però continuano i meccanismi di riduzione delle emissioni e quei meccanismi introdotti dal protocollo di Kyoto e di cui l'Unione Europea ne assorbe più o meno l'80-90%, e questo ne fa evidentemente uno stato, una zona, un territorio tra i più attivi, almeno sulla carta. Com'è che si rispetta il protocollo di Kyoto? Perché se noi capiamo questo, riusciamo a capire gli effetti a livello continentale e gli effetti anche sulla normativa nazionale e spesso anche regionale. Quindi non è un inserimento così capzioso, ma in realtà ha degli effetti anche economici molto molto diretti. Il protocollo si rispetta con diversi meccanismi. Il primo è il joint implementation, ovvero di fatto e semplificando una riduzione delle emissioni attraverso progetti interni agli stati, che generano dei crediti di emissione chiamati EURU, Emission Reduction Unit. Il secondo sistema sono i CDM. Questi CDM, di fatto favoriscono la cooperazione internazionale tra stati che hanno, sottoscritto e ratificato il protocollo e gli stati, diciamo, che hanno obiettivi di riduzione consistenti possono investire in impianti che vanno attivati nei paesi che invece
hanno obiettivi addirittura positivi, e quindi quei paesi che vengono chiamati anche erroneamente in via di sviluppo. Quindi a un costo più basso si generano dei crediti di riduzione di CO2 che vanno imputati al paese che lo implementa e lo costruisce, anche se fuori dal proprio territorio nazionale. Questi generano dei crediti di emissione chiamati CER. Due direttive europee, la 101 del 2004 e la 87 del 2003, consentono di convertire questi CDM in crediti per ottemperare all'Emission Trading Scheme europeo, cioè il sistema ETS, in cui ogni quota di CO2 equivale a una tonnellata. Come è organizzato questo sistema europeo che di fatto converte il sistema internazionale legato al protocollo di Kyoto? Sostanzialmente ogni Stato membro in Europa deve redare un piano nazionale di allocazione che deve essere approvato dall'Unione Europea. E questi crediti di carbonio corrispondono a un diritto di emettere una tonnellata di CO2. Si è dovuto fissare tre periodi in cui questi piani nazionali di allocazione dovevano essere redatti dagli stati. Il primo periodo è stato tra il 2005 e il 2007, è stato un periodo pilota in cui di fatto non si richiedeva un piano vero e proprio dando nome e cognome ai soggetti che avrebbero dovuto ridurre le emissioni. E un secondo periodo, il 2008-2012, in cui ci troviamo adesso, e poi un terzo periodo che parte dal 2013 e arriva al 2020. In sostanza, in questi piani bisogna scrivere nome e cognome delle società, delle aziende che devono essere individuate e che devono ridurre per la quota loro assegnata le emissioni di CO2. Introducendo un sistema di trading per cui se chi non riesce a corrispondere all'obiettivo può comprare crediti, quindi diritti ad inquinare, da chi invece è virtuoso a livello europeo questi obiettivi li ha raggiunti e superati, o altrimenti se uno virtuoso li ha superati li può appunto vendere, quindi avendo anche un rendiconto economico. L'Italia come si è comportata fino adesso? Direi male, perché il primo periodo, quindi il primo piano nazionale di allocazione, appunto consentiva di non individuare né le quote complessive di CO2 né il nome e cognome delle aziende che queste quote nel loro insieme avrebbero dovuto ridurre. E questo infatti è stato quello che l'Italia ha fatto, non ha presentato quindi un piano particolarmente preciso e ovviamente era nei suoi diritti, ma di fatto il governo Berlusconi di allora non ha iniziato una strategia che avrebbe consentito di portarsi avanti con i compiti. Il secondo piano nazionale di allocazione l'ha dovuto fare il governo Prodi, quello che individuava il periodo 2008-2012, ci fu un piano che fissava un tetto di 209 milioni di tonnellate di CO2, l'Unione Europea ce l'ha abbassato d'ufficio, era troppo alto evidentemente, a 195,8 e venne dato in carico questo obiettivo a 1200 industrie e questo ritardo di programmazione sostanzialmente, perché si è costretto e si è anche costretto le aziende a non poter programmare il raggiungimento di questi obiettivi. Secondo le stime del Ministero dell'Ambiente ci costerà circa 13 miliardi di euro, che direi che è ben più di una finanziaria. Allora, se noi andiamo a vedere nel dettaglio a chi sono state attribuite, quali sono le aziende oppure gli ambiti d'azienda che dovranno raggiungere gli obiettivi di riduzione,
Vediamo da questa tabella come più o meno la metà delle riduzioni di CO2 va attribuito agli impianti termoelettrici e quindi di fatto la ricaduta sarà trasversale, perché la produzione di energia elettrica riguarda l'industria, ma riguarda anche i singoli, e quindi è molto probabile che si riesca a raggiungere l'obiettivo con un aumento delle tariffe che colpirà un po' tutti. Ma l'altra metà, l'altro 50%, è in capo a molti dei settori industriali che riguardano l'edilizia, perché troviamo la produzione del cemento, quindi cementifici, i produttori di vetro, di calce, di acciaio, di ceramica. E quindi possiamo dire che, temo, ci troveremo tra qualche anno a vedere un aumento dei prezzi di questi prodotti che sono la materia base dell'edilizia. Sicuramente dal 2013 in avanti ci sarà poi una restringimento delle possibilità di attingere a questi sistemi di compensazione e soltanto per una quota dell'11 per l'Italia 15% si potrà giocare sull'acquisto o la vendita dei crediti di carbonio, perché per il resto le aziende in prima persona dovranno iniziare a ridurre le emissioni di anidride carbonica, per cui lo sforzo sarà notevole, uno sforzo di conversione proprio dell'approccio produttivo da parte delle aziende che sicuramente in un periodo iniziale è probabile comporterà un aumento di costi, visto come siamo partiti in ritardo rispetto ad altri stati. E questo a livello mondiale, a livello europeo. Di fatto rimane in piedi l'unico e l'ultimo dei protocolli internazionali, non più mondiale, questo appunto europeo, che è il pacchetto 3x20, che è stato approvato il 9 marzo del 2007 dal Consiglio europeo e che è stato però ratificato nell'autunno dell'anno scorso, nel dicembre del 2009. Che cosa dice questo pacchetto 3x20 e perché si chiama pacchetto 3x20? Perché obbliga gli stati membri a ridurre del 20% l'anidride carbonica entro il 2020. Sempre come anno di riferimento il 1990. Bisogna arrivare ad aumentare del 20% l'efficienza energetica a livello continentale e in più bisogna portare al 20% le quote di energia rinnovabile sul totale dell'energia prodotta in Europa. La Commissione europea ha assegnato all'Italia una riduzione del 17%, il pacchetto 3x20 dà degli obiettivi a livello continentale e questo però va spalmato su tutti gli Stati membri, l'Italia ha una riduzione del 17%. Che cosa dice il piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che è stato pubblicato l'11 giugno di quest'anno? Ci sono delle luci e ci sono delle ombre. La luce è sicuramente la rapidità con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, pur in assenza di ministro, ha prodotto questo piano. Ci viene un po' incontro nel raggiungimento degli obiettivi la crisi economica che ha ridotto di suo, anche senza interventi specifici, la domanda di energia. Sicuramente sull'efficienza si richiede un obiettivo abbastanza timido, molto timido, appena un 10% di riduzione rispetto ai consumi finali del 1990. Sull'energia termica si considera di aumentare di 5 volte la produzione di energia alternativa, aumentando quella prodotta dalle biomasse. Finalmente sono introdotte, finalmente, lo sottolineo, le pompe di calore,
aumentando di 10 volte gli obiettivi del documento del 2007, e quindi portando a 2,5 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti che si potranno produrre grazie alle pompe di calore. Sull'energia elettrica ci sono anche qui delle luci e delle ombre. Le luci sono date dall'eolico che aumenta in maniera sensibile, da 12 si arriva a 16 gigawatt, le biomasse che quasi raddoppiano, il fotovoltaico è incredibile, ma si riduce da 8,5 gigawatt attuali, si scenderebbe a 8. E questo sinceramente non ha riscontro né nella produzione né nel gradimento della popolazione. Il solare termico si riduce, si dimezza, per cui il progetto Archimede di Rubbia probabilmente diventerà il solare termodinamico, chiedo scusa, sembra che sia un po' una parentesi. Scompaiono giustamente invece l'energia elettrica prodotta dalle maree. Comunque, complessivamente saranno 106 terawattora di energia verde. Sulle incentivazioni, ci sono ipotesi di aumento delle quote d'obbligo di energia verde, potenziare i titoli di efficienza energetica, per cui i certificati bianchi. Di fatto, ci sono delle correzioni delle storture del position paper, cioè il documento del 2007, che diceva che sostanzialmente bisognava solo raggiungere un 25% dell'energia elettrica entro il 2020, e che era veramente pochino perché rappresentava il 5% dei consumi totali. Però, di fatto viene sottostimata assolutamente la produzione di elettricità, diciamo, verde. Più o meno i produttori stessi sostengono che si potrebbe arrivare comodamente a 139 terawattora contro i 106 previsti. Il fotovoltaico, gli operatori stessi, i produttori stessi ritengono che possa raddoppiare, invece, l'abbiamo detto, si vede ridotto sostanzialmente. Il contributo dell'efficienza, l'efficienza ovviamente è legata all'intervento del patrimonio edilizio esistente, se non altro perché assorbe il 40% del consumo energetico a livello europeo e a livello anche nazionale, quindi viene assolutamente sottostimato, un 10% è pochissimo. E sul fronte termico qualche miglioramento si vede, però certo è che l'Italia in questo momento, paese del sole, è al 14° posto in Europa con appena 23,4 kWh termico ogni 1000 abitanti, contro l'Austria, dove invece la pioggia cade spesso e la neve abbonda, che invece ha una produzione di 362 kWh termici ogni 1000 abitanti. Bene l'introduzione delle pompe di calore, male complessivamente l'idea che bisogna importare ancora nel 2020 elettricità verde. Questo è veramente un controsenso e di fatto ci si è accontentati di raggiungere a malapena il 17% che ci è attribuito dall'Unione Europea. Qualche cosa in più sicuramente si poteva fare e il mercato è pronto a assorbirlo. Dicevo prima, il settore edilizio in tutto questo ha un ruolo fondamentale. Il 40% dei consumi totali, metà del gas metano consumato in Europa è assorbito, è da attribuire agli edifici non industriali. Per cui, se noi vivessimo nelle caverne, avremmo tagliato del 40% i nostri consumi, pur avendo fuori dalle caverne aeroporti, industria, autostrade e quant'altro. Molto meglio sarebbe invece vivere in caverne, che è ovviamente scomodo, vivere in case passive, e questo ci consentirebbe di vivere nello stesso modo di adesso, però con consumi ridotti a quasi zero. E sul quasi zero l'Europa è intervenuto, la direttiva 91 del 2002, la cosiddetta Energy Performance Building Directive, quella che in Italia non si è ancora finito di recepire con il decreto 192, è stata aggiornata e direi superata dal decreto del 19 maggio di quest'anno,
dalla direttiva del 19 maggio di quest'anno, ovvero la direttiva 31. Che cosa dice questa direttiva 31? Che entro e a partire dal 31-12 del 2020 tutti gli edifici dovranno essere quasi zero emission. E dal 31-12 del 2018 tutti gli edifici pubblici dovranno essere quasi zero emission. Che vuol dire che entro pochissimi anni tutto l'apparato impiantistico, tecnologico, progettuale del nostro, da questo punto di vista, arretrato mercato edilizio dovrà adeguarsi, perché fare, vorrà dire fare case quasi passive. E entro il 30 giugno del 2011 gli stati dovranno predisporre dei piani nazionali d'azione che consentano di intervenire anche sulle preesistenze. L'impegno politico dell'Italia da questo punto di vista, beh, insomma, non vorrei ripetere cose già dette tante volte, ma evidentemente non adeguato. Il decreto legislativo 192 è stato licenziato 3 anni dopo la direttiva europea 91, che è del 2002. I 3 decreti attuativi dovevano essere emanati dopo 180 giorni, cioè 6 mesi. Il primo dei 3 decreti attuativi, quello che raccontava, ci doveva dire quali metodi di calcolo utilizzare, DPR 59, è uscito nel marzo del 2009, quindi con 4 anni di ritardo. Le linee guida, quindi quello strumento che ci doveva dire esattamente come realizzare la certificazione, è stato pubblicato nel luglio del 2009. Del terzo, quello che ci deve dire come accreditare i certificatori, cioè chi può fare la certificazione, ecco, di questo non c'è ancora traccia. Ricordo che sulla certificazione dell'Unione Europea punta moltissimo, perché così come la certificazione ha cambiato l'approccio del consumatore nell'acquisto degli elettrodomestici, chi più comprerebbe un frigorifero in classe C o anche B? Penso nessuno. Ecco, lo stesso tipo di certificazione dovrebbe indurre il consumatore a premiare quelle tipologie edilizie che consumano meno. Questo è il certificato secondo le linee guida nazionali, che hanno, diciamo, superato l'attestato di qualificazione energetica introdotto con il decreto 311. L'attestato di certificazione edilizia energetica, chiedo scusa, deve contenere diagnosi, classificazione e certificazioni della performance energetica all'interno di 8 classi energetiche. La più virtuosa è la A+ e la meno virtuosa la classe G. Voi vedete questi tachimetri, beh, insomma, più o meno in tutta Europa c'è l'istogramma barre tipo lampadino, tipo frigoriferi. Noi abbiamo il tachimetro che sicuramente confonde un po' le idee. Comunque non è l'unico stato, peraltro, che ha il tachimetro. Comunque la classe viene indicata da quella lettera sopra i tachimetri. E la classe è determinata dal fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale da sommare alla energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria. Questo determina appunto la classe, anche se le norme 11.000, norme UNI ITS 11.300 ormai danno anche l'energia primaria per la climatizzazione invernale. Questa di fatto compare come indice termico a piede della prima pagina del certificato, secondo 5 classi, che quindi sono un indice del comportamento dell'involucro rispetto al comportamento estivo e non quindi misurato come energia primaria. I problemi li troviamo tutti nell'applicazione di questo certificato. Allora, di fatto, le linee guida ammettono 5 metodi di calcolo, che danno, anche se non
dovrebbe essere così secondo la normativa, ci danno però cinque risultati abbastanza diversi. E questi cinque metodi di calcolo sono l'applicazione delle norme UNTS 11300, questo vale per il nuovo, che vengono però semplificate per le preesistenze, che si possono dedurre attraverso un rilievo sull'edificio. Per gli edifici sotto i 3.000 metri quadrati si può utilizzare il metodo del CNRNE ad OCET Pro. 3.000 metri quadrati però vuol dire 9.000 metri cubi, e un paese come l'Italia, che ha 11 milioni e mezzo di edifici, di cui una buona metà sono casette mono e bifamiliari, vuol dire che per almeno due terzi degli edifici in Italia, 9.000 metri cubi non è poco, si può utilizzare il metodo semplificato rispetto al metodo complesso, che sono le norme UNI TS 11300. E se per le preesistenze abbiamo edifici sotto i 3.000 metri cubi, cioè 1.000 metri quadrati, si può addirittura utilizzare il metodo semplificato come allegato 2 delle stesse linee guida. In più, per gli alloggi sotto i 200 metri quadrati si può fare l'autocertificazione di classe G. Quindi abbiamo di fatto 5 metodologie diverse, che purtroppo nella pratica sono cinque risultati anche sostanzialmente diversi. Se pensiamo che purtroppo molte agenzie immobiliari offrono anche online per poche decine di euro, 80, 100 euro, un certificato senza neanche vedere l'alloggio da certificare, ma facendolo produrre a un neo laureato assoldato per pochi euro, sulla base di una cartina catastale, si può dedurre di fatto la tecnologia dell'involucro, la tecnologia delle finestre, e quindi attribuire una classe il cui valore è ovviamente molto dubbio. Poi ci sono tutta una serie di problemi di applicazione che derivano dalla disomogeneità di classificazione tra regioni, perché ogni regione più o meno si sta facendo la sua di certificazione. E questa ha come conseguenza non soltanto una disomogeneità di risultato e di valore della certificazione, ma anche una difficoltà per il certificatore di lavorare al di fuori di una data regione, perché più o meno tutte le regioni prevedono percorsi formativi che però non vengono quasi mai accreditati dalla regione neanche confinante, salvo integrazioni che comunque sono complicate e costose. Poi c'è il problema di chi sanziona. È chiaro dalla normativa che i comuni sono il soggetto controllore, non è chiaro che è il soggetto sanzionatore, che non viene mai citato in maniera esplicita, così come la sanzione di fatto è una sanzione che non esiste, perché la 192 e poi ancora il decreto 311 dice chiaramente che è su base percentuale della tariffa professionale, 30, 50 o 70% della tariffa, ma Bersani, che firmò il 311 nel dicembre del 2006, è anche il ministro che 4 mesi prima aveva abolito la tariffa. E quindi, diciamo, una norma senza un chiaro sanzionatore, senza una chiara sanzione, vale per quel che vale, deterrente ce n'è poco. In più, insomma, anche se fosse il 30% di 80 euro, cioè il valore di molti certificati che si danno così, senza pensarci troppo, comunque non è un grande deterrente. E alla fine si delega al consumatore finale la contestazione, ma il consumatore finale che cosa può fare, poveretto? Non è un tecnico, come fa a calcolare l'energia primaria? Lui si può basare solo sui consumi reali, e i consumi reali sono veramente qualcosa di diverso rispetto al consumo, al fabbisogno calcolato. Di fatto non è possibile neanche pensare che qualcuno dopo un paio d'anni
contesti un certificato energetico fatto magari legittimamente da qualcuno che non ha neanche visto la casa che abbiamo acquistato e su un metodo di calcolo legittimo, per carità, poco veritiero, magari certamente, ma sulla base di questo qualcuno dovrebbe, un consumatore finale dovrebbe chiamare un perito che fa un calcolo sulla base di uno delle tante possibilità che la norma ci dà per produrre un certificato chiedendo che cosa a un eventuale giudice in un giudizio. Un rimborso economico? Beh, insomma, non è mai successo e credo che non avverrà mai. Se pensiamo che neanche il rispetto della norma sull'acustica può più portare a un rimborso economico. E lì è tutto molto più facile. Un solo operatore con uno strumento fa una misurazione. Fino all'anno scorso era tutto chiaro, non c'è corrispondenza con le norme, c'è un risarcimento in denaro. Ma il decreto anticrisi dell'estate dell'anno scorso a questo punto lo esclude per analogia, in assenza di norme e di letteratura specifica verrebbe esteso anche la certificazione energetica, per cui di fatto la certificazione è un po' un pezzo di carta. In più il governo Berlusconi è riuscito a svuotare di senso anche quel po' di valore che aveva il certificato con la legge 133 del 2008. Vi ricordo che l'Unione Europea impone l'obbligatorietà dell'allegazione e del certificato all'atto di compravendita o d'affitto, e non solo impone quello, ma anche la nullità dell'atto è una conseguenza evidente. Nullità dell'atto introdotta precedentemente dal governo Prodi e in nome della semplificazione cancellata dal governo Berlusconi. Di fatto quindi è obbligatorio allegare la certificazione all'atto, al rogito notarile o al documento, al contratto d'affitto. Però se l'atto non è più nullo, è ovvio che a parità di offerta economica, il venditore o chi dà in affitto un alloggio sceglie quello che non fa problemi e non richiede questo balzello che è diventato la certificazione, che è soltanto un costo e di poco, valore indicativo. È tanto vero questo che l'Unione Europea, ci ha messo in mora e dobbiamo pagare le sanzioni del caso perché non stiamo rispettando la direttiva, siamo in procedura di infrazione. È stato un po' paragonato il certificato energetico al libretto dell'auto. Io quando compro l'auto effettivamente non devo allegare il libretto all'atto di compravendita nel momento in cui la vendo, perché io la compro e senza il libretto non posso circolare. Però il controllo della presenza del libretto è facile, lo fa anche un vigile urbano fermandoci e chiedendoci i documenti nostri, cioè la patente, e dell'auto, cioè il libretto. Mentre invece per una casa non è così. Se non è nullo l'atto, nessuno potrà mai entrare a casa nostra e chiedere il controllo della presenza del certificato energetico e quindi di fatto il valore di questo certificato viene fortemente ridotto. I problemi di applicazione sono accompagnati anche a qualche problema tecnico, almeno la disputa è abbastanza aperta, ma a mio avviso la scelta tutta italiana di legare il fabbisogno energetico non soltanto alle sacrosante zone climatiche ai gradi giorno. Io ovviamente non costruisco a Oslo come costruisco a Siracusa, ma legandolo particolarità italiana alla forma dell'edificio, il rapporto S su V, beh, questo porta il consumatore ad avere un valore di fabbisogno di energia primaria calcolato in kilowattora metro quadro anno
non in valore assoluto, quindi non sa il consumatore finale quanto consuma a casa sua in valore assoluto, ma quanto consuma a casa sua in relazione alla forma che ha, SSV, superficie disperdente su volume riscaldato. È ovvio che gli edifici più compatti disperdono di meno e gli edifici più disarticolati consumano di più perché hanno più superficie disperdente. Se io prendo 10 pacchetti di bastoncini Findus e li metto in 10 sacchetti diversi, tra il supermercato e la casa questi inizieranno a sciogliersi prima degli stessi 10 pacchetti messi uno vicino all'altro a tenersi freddo nello stesso sacchetto. Ecco, questo è quello che succede. Noi diamo un valore al consumo in relazione alla forma. Questo chi è che l'ha voluto? L'ha voluto fortemente l'Associazione Nazionale Costruttori, non l'ha voluto l'Associazione Consumatori, dei consumatori, e per capire quanto sia poco realistico un certificato che lega il consumo alla forma, vediamo questo grafico in cui si vede come tre amici che si comprano tre alloggi, tutti e tre con lo stesso fabbisogno, cioè 58 kWh a metro quadro anno, abbiano in realtà tre certificati molto diversi. Se il primo degli amici se lo vuole comprare in classe A perché ci crede, vuole avere certezza che la sua casa consumi poco, ma l'edificio in cui ha comprato l'alloggio è molto disperdente perché disarticolato, beh, lui l'ha comprato in classe A, ma ha lo stesso consumo reale di chi l'ha comprato questo alloggio in un edificio in classe B e in un edificio con indice SSV 0,5 e l'ha preso in classe B, e chi in un edificio molto compatto ha preso un alloggio che è classificato in classe E e quindi costando anche molto meno. Abbiamo tre alloggi grandi uguali con lo stesso consumo, ma uno è classificato A, l'altro è classificato B e l'altro è classificato E, semplicemente perché si trovano in edifici che hanno rapporti di forma diversi, uno più disarticolato, l'altro più compatto. Certo, questo non è a tutela del consumatore. In più abbiamo dei valori di trasmittanza che sono tra i più alti d'Europa. Basta vedere quello delle finestre, in zona E abbiamo il 2,2, 2,2 è una trasmittanza, un valore U molto alto. Se penso che in Germania a parità di zona climatica abbiamo l'1,3, io temo che ancora per un bel po' potremmo scrivere romanticamente Buon Natale sulle finestre. Sui tetti non siamo in realtà i peggiori, abbiamo dei valori U più laschi in Grecia e Portogallo, però allargando un po' lo spettro anche alla Turchia, vediamo come a parità di zona climatica, se io costruissi a Palermo o Istanbul, a parità di isolante, a Palermo basterebbero 6 cm e a Istanbul ne dovrei mettere 10. Che cosa c'entra la bandiera del sole delle Alpi? Beh, insomma, è un po' uno scherzetto, no? Ma di fatto abbiamo raggiunto, almeno in un campo, il federalismo, ovvero ogni regione ha prodotto una sua norma energetica. Quindi abbiamo ottenuto un federalismo energetico. Purtroppo però la fisica tecnica è uguale ovunque e quindi avere un federalismo energetico da questo punto di vista ha veramente poco senso. Dicevo prima, mutuo riconoscimento dei certificatori non c'è, sistemi di calcolo sono disomogenei, abbiamo esempi un po' in tutta Italia di sistemi diversi. Faccio un esempio con questo semplice confronto di diagrammi. Acquistando un alloggio di uguale dimensione con un fabbisogno stimato con un metodo di calcolo comune, che sono le norme UNI, 68 kWh a metro quadro anno,
Mi posso trovare in Liguria, in Lombardia o in Emilia-Romagna ad avere, a parità appunto di fabbisogno, una certificazione in classe F, E, B o C. In Alto Adige abbiamo un sistema ancora diverso perché classifica l'involucro e quindi un indice termico e quindi non è neanche comparabile agli altri. E il fabbisogno di energia primaria calcolato in CO2 equivalente, questo sì, certifica anche l'involucro. Però lo fa, certifica anche l'impianto, però non concorre questa certificazione a determinare la classe energetica dell'edificio e quindi è un ulteriore metodo che ha i suoi pregi, ma che non corrisponde e non può essere comparato ai sistemi nazionali. Peraltro Casa Clima, che è obbligatorio in una zona ristretta e protetta dall'autonomia della provincia, è gestito da una società pubblica che rilascia il certificato. In questo caso, e solo in questo caso, il certificatore è assegnato dalla società pubblica e non è scelto dal committente. Nel resto d'Italia, c'è un conflitto, no, di interessi perché ogni committente, cioè ogni controllato, ogni richiedente la certificazione, si sceglie e si paga il suo certificatore, cioè il suo controllore. Ed è abbastanza evidente che questo induce a scegliersi non chi è bravo e fa le pulci, ma chi ha un prezzo il più onesto possibile, anche facendo dumping, magari trova il metodo di calcolo giusto per attribuire la certificazione più conveniente. Il committente paga la società e non il certificatore e al contrario di quello che avviene a livello nazionale, il certificato è fatto non solo sul cartaceo, sul progetto cartaceo, ma su tutto il processo, un paio di controlli in cantiere e alla fine la conformità, un controllo dell'oggetto edilizio finito per verificare la conformità con quanto è dichiarato nel certificato cartaceo e in assenza di questa conformità non viene dato il certificato di abitabilità e di agibilità. In più è richiesto per tutti gli edifici anche il Blauer Door Test, il Blauer Door Test che è quella prova di tenuta all'aria. Qui si vede un esempio di operatore che fa un Blauer Door Test. Che porta a sostanzialmente chiudere tutti i varchi verso l'esterno, aprire tutte le porte interne e collegare uno dei varchi a un compressore che mette a pressione l'alloggio e un operatore con una bacchetta fumante verifica la tenuta all'aria dell'edificio stesso. Perché è importante la tenuta all'aria? Beh, perché dal punto di vista tecnico, peraltro la tenuta all'aria è un argomento che dal punto di vista normativo quasi non compare a livello nazionale e nessun tipo di certificazione la prevede. La tenuta all'aria è fondamentale perché innanzitutto una casa che non è tenuta all'aria è piena di spifferi che significa sostanzialmente ponti termici. Dall'altra parte, ogni punto di non tenuta all'aria è un punto di possibile formazione di condensa. E quali sono i tipici punti di non tenuta all'aria? Beh, lo vediamo un po' dall'immagine. L'attacco dei muri con i serramenti, delle pareti con il tetto con gli sfiati o con i lucernari. E quando noi abbiamo una condensa interstiziale, beh, insomma, ce ne accorgiamo ad anno fatto, dobbiamo, come avviene in questa foto, intervenire rifacendo pesantemente tutto, non correggendo la singola parte, ma intervenendo completamente sull'intera parete o sull'intero tetto. Cosa succede a livello nazionale? Succede che
si è deciso di classificare il fabbisogno di energia primaria. Adesso, questo che vi dico non è esattamente quello che avviene, però per far capire e semplificare bisogna usare un modello estremo in maniera tale che quanto enunciato possa essere compreso. Se noi prendiamo una baracca di lamiera, molto disperdente evidentemente, e la colleghiamo a un ettaro di fotovoltaico, beh, insomma, questa casa diventa di fatto una casa passiva o magari addirittura attiva. Ma questo, a mio avviso, è abbastanza sbagliato, anzi è profondamente sbagliato, perché se c'è un'attività che non ha bisogno di energia, è proprio la gestione termica degli edifici che a partire dal loro involucro possono essere veramente dei bassissimi consumatori di energia. Quindi l'energia alternativa, rinnovabile per carità, che va ad alimentare un oggetto edilizio disperdente è un controsenso, perché quell'energia alternativa è preziosa e va usata solo in quei processi produttivi in cui è proprio necessario utilizzarla. Per questo che classificare l'involucro o comunque dare importanza all'involucro dando dei valori di trasmittanza rigidi e considerando la tenuta all'aria e legando l'impianto solo funzionalmente alla tenuta complessiva dell'involucro, beh, questo ci consente di costruire innanzitutto edifici che a monte hanno bisogno di poco consumo, valorizzando quegli impianti che questo basso consumo complessivamente nutrono nella misura in cui serve e non seguendo in maniera così pedissequa le bizzarrie del progettista edile. Questo cambia anche i rapporti tra architetto e impiantista, che non deve più correre dietro all'architetto, ma dall'inizio della progettazione deve collaborare con lui per arrivare a determinare l'impianto più piccolo possibile. Un involucro ben isolato è un po' come deve seguire delle regole. Noi dobbiamo aumentare la trasmittanza termica dall'interno verso l'esterno e lo facciamo anche naturalmente, come scegliamo la nostra stratigrafia ogni mattina quando ci vestiamo. Mettiamo la canottiera sotto, la maglia sopra e sopra ancora il piumino. Se noi capovolgessimo questo principio e mettessimo la canottiera sopra il piumino, beh, la canottiera non servirebbe a niente dal punto di vista dell'isolamento e ci troveremo completamente inumiditi da un sudore non traspirato avendo il piumino a contatto della pelle. La stratigrafia è importantissima anche nella costruzione del nostro involucro. Se io penso a un involucro tradizionale in cui noi ci troviamo la temperatura all'aria a 20 gradi, ma la temperatura alla parete o alla finestra a 10 perché fuori fa freddo, beh, innanzitutto percepiamo dei movimenti, dei moti convettivi che dal caldo portano l'aria verso il freddo e che percepiamo come dei veri e propri spifferi. Nonché non abbiamo una sensazione percepita di calore corrispondente ai 20 gradi della temperatura all'aria, semplicemente perché noi siamo dei radiatori che cedono ovviamente, per principio fisico banale, il loro calore agli oggetti più freddi. E se una parete è fredda, noi ne cediamo tanto di calore e quindi il nostro corpo fa un po' la media tra la temperatura dell'aria e la temperatura dell'involucro. Per cui se io ho 20 gradi temperatura aria e 10 temperature dell'involucro, la mia sensazione in realtà è da 15. È per questo che l'importanza dell'involucro ci consente anche un comfort e un benessere termico notevolissimo, perché se io ho la temperatura all'aria di 20 e il muro o la finestra a 18-19 gradi,
Di fatto io cedo molto meno calore e sto bene, e ogni grado in più che evito di scaldare è un 6% in meno di riscaldamento in termini di spesa. Quindi è importante, importantissimo quando si interviene cercare di ridurre innanzitutto le dispersioni. Dispersioni che generalmente sono da attribuire a un buon 25% all'apertura e chiusura delle finestre. La reazione, che si può fare anche attraverso sistemi alternativi, come la ventilazione controllata, che induce ovviamente una minore dispersione. La perdita dalla caldaia è da attribuire più o meno, gli si attribuisce un 10% circa delle dispersioni, dal tetto si può dedurre un altro 15% di dispersioni, le pareti disperdono più o meno un altro 20-25%, così come le finestre, e un 5-6% se ne va attraverso il solaio della cantina. Le tecnologie per intervenire sono ormai tantissime. A secco o massicce col cappotto, ormai nei paesi maturi si trovano anche materiali molto innovativi che derivano dalle tecnologie aerospaziali, si va dai pannelli sottovuoto all'aerogel che sono isolanti. Che contengono aria al 99,8%, non si sa che cosa emergerà nel futuro. Alcune di queste nuove tecnologie spariranno, altre si imporranno. Certo è che le tecnologie hanno fatto passi da gigante. Si vede quello, che ha fatto l'industria degli laterizi introducendo, degli isolanti internamente o i cappotti che sono ormai di tutti i materiali o i sistemi a secco, coltellaio in acciaio o coltellaio in legno che stanno cambiando l'approccio del costruire e del progettare un po' ovunque in Europa, così come le finestre, i serramenti, i sistemi oscuranti. Nulla è più come non dico 5, ma dico 10 anni fa. Nulla è più come prima e sempre di più l'aggiornamento sarà necessario da parte degli operatori di settore perché il mercato sta cambiando sotto i nostri occhi. Faccio un esempio, di un edificio ormai storico, vogliamo, perché ha 5 anni di gestione termica alle spalle. È un condominio chiamato Rosenbach, che c'è a Bolzano, un condominio dell'edilizia cooperativa. Innanzitutto si può dedurre qualche considerazione da queste due fotografie che vedete. Qui si tratta appunto di 65 alloggi. Semplicemente da questa sezione vediamo come il sistema schermante nasce innanzitutto dall'esposizione delle singole facciate. In questo caso si è tenuto un 60% di superficie finestrata a sud e un 10% di superficie finestrata a nord, ma questa superficie finestrata a sud che consente un guadagno solare in inverno molto positivo può essere pericolosissimo in estate. A Bolzano in estate fa tranquillamente 38 gradi. Ecco che il progettare il balcone come elemento schermante in relazione all'isolazione che c'è nel solstizio d'inverno e nel solstizio d'estate è già un approccio bioclimatico molto importante. Già questo ci fa capire che rapportarsi al territorio con progetti che non sono standard, ma attualizzati, personalizzati a secondo della località, e dei venti, delle ombreggiature che il luogo impone all'edificio, beh, insomma, è un approccio bioclimatico che dobbiamo mettere in conto. Non c'è più una soluzione standard che possiamo estendere urbi e torbi.
Così come è stato fino adesso, più o meno ovunque in Italia si è costruito, al nord come al sud, al mare come in montagna, edifici a cassetta, con l'intercapedine e poi un sistema radiante alimentato da una caldaia, autonoma o centralizzata, ma questo era lo schema, adeguando la caldaia alle esigenze dell'alloggio e magari aumentando del 20% per sicurezza. Qui no, non può più essere così. Questo edificio, tra l'altro fatto con tecnologia secco in legno, ha un involucro assolutamente di altissima performance, un indice termico di 17 kW a metro quadro anno. Com'è la tecnologia impiantistica? Beh, è una tecnologia che consente di non arieggiare per evitare le dispersioni, perché già la ventilazione controllata ci consente questo. In sostanza, c'è un sistema di geotermia orizzontale. A Bolzano è vietata la geotermia verticale perché si è sopra un grande lago e l'autorità di bacino impedisce di andare a interferire con la falda, secondo me sbagliando perché ormai le tecnologie sono molto sicure. Di fatto l'aria viene portata nel sottosuolo già a 30 centimetri abbiamo sostanzialmente annullato la differenza di temperature tra notte e giorno. A 1,5 m abbiamo dimezzato il delta termico tra inverno ed estate e circa a 9-10 metri abbiamo annullato le differenze di temperatura tra inverno ed estate. E in una città come Bolzano, che va a meno 15 in inverno e quasi a 40 in estate, voi capite che se a 10 metri io ho la garanzia di avere sempre 9 gradi e mezzo, io nel momento in cui porto l'aria sottoterra, in questo caso sotto due piani interrati, in questa sonda geotermica, c'è uno scambio di calore col terreno. Si può vedere da questa fotografia che andamento ha questa sonda geotermica seguendo una serpentina e le anse devono stare a 80 centimetri una dall'altro, almeno per evitare che ci sia uno scambio non tra terreno e aria, che è il vettore della sonda geotermica, ma per consentire che ci sia uno scambio di terreno di calore tra terreno e aria ed evitare che le anse scambino tra loro calore, ecco che l'andamento deve essere fatto in questo modo con una pendenza di almeno l'1,5-3% per evitare che ci siano dei ristagni della condensa che possono alimentare ad esempio la legionella. E con delle lunghezze adeguate, non meno di 25 metri, se no lo scambio termico con il terreno non avviene in maniera sufficiente, però non più di 45-50 metri, altrimenti la ventola di aspirazione dell'aria consuma più energia di quella che se ne guadagna. Ecco, tornando un attimo indietro, si vede che se fuori fa meno 15, l'aria arriva dopo questo percorso all'interno dell'edificio che è già più o meno a 3-4 gradi. È ancora fredda, evidentemente, ma il salto termico è enorme ed è assolutamente gratuito. A quel punto, l'aria, prima di entrare negli singoli alloggi, vedete che passa attraverso una macchinetta, uno scambiatore di calore, che è un pacchettone alettato dove si incrociano i flussi d'aria ancora fredda di mandata con i flussi d'aria viziata di uscita. Questo incrocio avviene in maniera quasi totale. L'efficienza di questi scambiatori di calore è superiore al 90%. Di fatto l'aria quando entra a bassissima velocità, per cui non ha nulla a che vedere con l'aria condizionata, ha una temperatura già di 16-17 gradi, quindi basta pochissimo all'impianto
tradizionale, che pure esiste, per arrivare a ottenere la migliore climatizzazione. Tanto per fare un paragone con casa mia, che è un alloggio costruito di 120 metri quadrati costruito nel 1971, io a Bolzano spendo quasi 2000 euro per scaldare il mio alloggio e per tagli leggermente inferiori, siamo attorno ai 95 metri quadrati, gli abitanti del condominio Rosenbach consumano tra i 250 e i 300 euro. La differenza parla da sola. In più c'è un fatto, la ventilazione controllata, che deve essere ovviamente pensata in abbinamento a un impianto come questo e a un involucro molto efficiente, altrimenti non funziona, ci consente sempre di avere aria fresca in casa, mai viziata. Pensiamo che durante una notte, dormita in una stanza di 50 metri cubi, per avere quei livelli di ossigenazione che la norma sanitaria pretenderebbe, ci si dovrebbe svegliare ogni 2 ore per aprire la finestra 10 minuti. Poi non è che se uno non lo fa muore asfissiato, ma di sicuro si ha quella sensazione, soprattutto i bambini, così, di inerzia che viene superata dopo almeno un'ora di assunzione di aria correttamente ossigenata. Ecco, la ventilazione ha un risvolto anche sulla salute e non soltanto sull'efficienza energetica, il che non vuol dire che non si debba aprire le finestre nei momenti di picco. Se io faccio un fritto o vado al gabinetto, è ovvio che apro la finestra 5 minuti per aiutare la ventilazione. Ma poi la chiudo, non sto un'ora a parlare con la signora Pina, con la finestra aperta, con la signora Pina del piano di sotto, perché quello sarebbe come aprire, tenere aperto lo sportello di un frigorifero in classe A++, che funzionerebbe ovviamente in maniera non efficiente. Un edificio, sempre più da questo punto di vista, deve essere considerato una macchina termica, il che non vuol dire essere ingegneri per gestirla, ma avere qualche piccola attenzione. Vediamo un altro esempio, tanto per far capire come l'impianto debba cambiare e il sistema edificio-impianto debba cambiare a seconda delle situazioni in cui ci si trova. Questa è una casa di 8 alloggi fatta dall'IPES, che è lo IACP, cioè la società, l'istituto dell'edilizia popolare dell'Alto Adige, che ha fatto a Bronzolo e che è una casa passiva, perché è una casa clima oro. Vedete, in questo caso c'erano due problemi da affrontare e che hanno indotto a una variazione rispetto al sistema del condominio Rosenbach. Un'utenza debole dal punto di vista sociale, oltre che economico, ma debole anche dal punto di vista culturale, per cui affidare loro uno scambiatore di calore, a gente che non ha la patente, mai avuto la patente, affidare una Ferrari era un azzardo. E poi c'è un problema di radon che impediva, per motivi di sicurezza, anche se insomma, si sarebbe potuto superare, l'idea di avere una sonda geotermica il cui vettore fosse l'aria, che poi entrava direttamente in circolo. Allora, sostanzialmente, la variabile ha portato che l'entrata dell'aria trovasse un primo momento di riscaldamento con uno scambiatore di calore collegato a una sonda geotermica il cui vettore è acqua glicolizzata. Qui c'è la fase di preriscaldamento. Poi non c'è un scambiatore per ogni alloggio, ma ce n'è uno centrale in cui si incrociano i flussi di calore d'entrata ed uscita, e poi in ogni singolo alloggio abbiamo dei piccoli termoconvettori che danno l'ultima botta finale, diciamo così, e che sono alimentati dalla caldaia a pellets di legno, che alimenta anche la produzione di acqua calda sanitaria. Ecco, vedete come
In questo modo si risolvono i due problemi. C'è un unico gestore che è un gestore dell'IPES che gestisce lo scambiatore di calore, unico e centralizzato, e per evitare un'interferenza del radon con la sonda geotermica, che dovrebbe essere attenuta, ma che se non lo fosse potrebbe rappresentare un pericolo, ecco, là passa acqua glicolizzata e non più l'aria. Questo giusto per far capire come ogni edificio ha bisogno di soluzioni ad hoc perché cambiano le condizioni generali. Altre possibilità dal punto di vista impiantistico? Esistono delle possibilità alternative utilizzando la pompa di calore. Che cos'è la pompa di calore? La pompa di calore non è altro che un frigorifero che funziona al contrario. Contiene un liquido, un gas frigorigeno che evapora al contatto con del calore e questo calore e questo gas frigorigeno viene compresso da un compressore e in questa fase produce del calore che viene rilasciato a un sistema radiante a pavimento che riesce a climatizzare l'ambiente grazie anche a bassissime temperature. Se in una caldaia tradizionale arriviamo nella camera di combustione a toccare i 1000 gradi e avere per produrre acqua dimandata più o meno a 70 gradi, per avere 20 gradi in ambiente, beh, qui nelle serpentine che corrono in una parete radiante, beh, insomma, raggiungiamo i 38 gradi più o meno, 36-39 gradi. Quindi lo stesso risultato con una grandissima efficienza. Ecco, la pompa di calore può attingere a del calore che fa innescare il meccanismo di evaporazione del liquido frigorigeno in maniera diversa, ad esempio pensando che la geotermia sia una geotermia che collegata direttamente alla pompa di calore che ruba il calore al terreno e evidentemente con delle conseguenze che vanno considerate caso per caso. Anche questa non è una soluzione che si può prendere ovunque e applicare ovunque in maniera cieca. Più o meno ogni 150 metri quadrati di una metratura di un edificio a basso consumo almeno ci vogliono 300 metri quadrati di superficie di assorbimento di questa sonda geotermica che ha un rendimento in relazione al tipo di terreno in cui si viene annegata, a più o meno 1,5 metri di profondità. Ovviamente molto più alto il rendimento se c'è un terreno saturo d'acqua, molto meno forte rendimento se il terreno è asciutto e sabbioso. Quali sono le conseguenze di un sistema di questo genere? Beh, attenzione perché nella parte sovrastante la zona di estensione del collettore geotermico, beh, insomma, c'è un assorbimento, c'è un raffreddamento dell'edificio perché la pompa ruba calore al terreno e quindi non puoi coltivare, non puoi sigillare il suolo con ad esempio un'asfaltatura. Per cui non è da fare in tutti i cantieri, ma va valutata caso per caso. Molto più efficiente è una geotermia verticale. Praticamente il principio è uguale, la sonda scende però verticalmente per quanti metri? Va, dipende, 60, 100, 120 a seconda dei casi. In Germania peraltro non puoi superare i 99 metri, altrimenti entri nella fascia di diritto minerario. Per cui anche queste ci sono delle limitazioni anche normative, posto per posto, paese per paese, regione per regione, comune per comune. Allora, in questa sonda verticale fai passare due tubi di mandata, due tubi di ripresa in cui scorre acqua in un circuito chiuso. Questi tubi vengono
annegati in una sostanza ad alta conducibilità come può essere la betonite e alla fine in questo loro percorso a circuito chiuso acquista questa acqua un calore che alimenta quel sistema e quella erogazione di acqua calda a bassa temperatura di cui abbiamo parlato sempre in relazione alla pompa di calore a un sistema radiante. Quanto costa un sistema di questo genere? Beh, innanzitutto bisogna mettere in conto i 60 euro, 65 € di costo di trivellazione di sonda geotermica a metro lineare. Poi, evidentemente, la pompa di calore costa di più rispetto a una caldaia, a un sistema tradizionale, ma va tutto proiettato in relazione ai rendimenti e ai tempi di ammortamento. Allora, più o meno, visto che lo puoi utilizzare anche in un regime estivo, perché se l'acqua che entra nelle pareti radianti va a 10 gradi invece di essere a 39 come in inverno, beh, evidentemente posso sostituirlo ampiamente a tutti i sistemi di condizionamento che in estate normalmente devo mettere, e questo ci fa ammortizzare i sovraccosti nel giro di 4 anni e da lì in avanti è soltanto un vantaggio economico. Questo tipo di sistema rispetto al caso Rosenbach, che abbiamo visto che è una geotermia orizzontale con un'aspirazione diretta di aria, ha la possibilità di essere utilizzato in regime estivo alle temperature che vogliamo. Invece nel caso della geotermia verticale orizzontale in cui scorre aria nella sonda, evidentemente non facendo funzionare gli scambiatori di calore e quindi facendo sì che quella fase di passaggio nel terreno che era in inverno una prima fase di riscaldamento diventa in estate un raffrescamento e quindi l'immissione diretta di quell'aria nei singoli alloggi, sempre a bassa temperatura, significa, utilizzando bene l'involucro, avere 7 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, che ci consente tranquillamente di pensare di non dover mettere un impianto di condizionamento, ma che non sempre, non in tutti i casi, raggiunge i risultati che invece l'abbinamento sonda e pompa di calore ci può garantire. La più efficiente soluzione di tutte è un utilizzo della pompa di calore collegata con una sonda che è annegata nell'acqua di falda, è sicuramente la più efficiente, l'acqua ha una temperatura costante in questi casi più o meno tra i 7 e i 12 gradi, certo, perché allora non è particolarmente estesa, anzi è rarissima? Perché uno bisogna avere una situazione geomorfologica che raramente si trova, due bisogna avere delle concessioni che difficilmente vengono date. Bisogna avere due pozzi a una distanza ben determinata, e stare molto attenti che in inverno, non ci siano delle formazioni di ghiaccio che farebbero saltare l'impianto. È la più efficiente, però è la più complicata da ottenere e quindi va valutato veramente il caso in cui, sia conveniente utilizzarla. Grande possibilità di utilizzo in Italia è la pompa di calore che funziona ad assorbimento di aria. Se nei paesi del nord Europa la geotermia è verticale, col circuito ad acqua chiuso, faccio un esempio, in Svezia non ti lasciano molte possibilità alternative, o fai quella o ti allacci un teleriscaldamento e quindi la diffusione delle pompe di calore con questo sistema di geotermia verticale è diffusissimo.
In Italia, dove le temperature sono molto più miti, credo che invece l'assorbimento ad aria sia molto, ma molto più conveniente e il meno efficiente di tutti dei sistemi che abbiamo visto abbinati alle pompe di calore. Funziona fino a che le temperature non scendono sotto i meno 5 gradi e poi deve essere previsto un sistema integrativo di riscaldamento generalmente elettrico, però di fatto non ha problemi di reperimento di scavi, di reperimento di spazi se non minimi. E quindi è probabile che in Italia, viste le condizioni climatiche, possa avere largo seguito. Quindi, che cosa voglio dire con questa piccola carrellata di impiantistiche? Che non esiste la soluzione predefinita, così come è stato e come purtroppo ancora per molti progettisti è ancora adesso, ma così come è stato fino a pochi anni fa. Ormai non ci si può più permettere di perdere neanche una goccia di combustibile e quello o di energia, e quello che viene utilizzato deve essere il minimo possibile. Per fare questo, dobbiamo cambiare il progetto e relazionarlo all'ambiente e all'edificio che progettiamo. Un po' come ulteriore input, ma ormai anche quasi superato, le caldaie a pellet, le caldaie a condensazione, sono tutti sistemi che comunque partono dall'idea della bassa temperatura, che è l'unica che ci garantisce un risparmio di energia. Quindi l'architettura efficiente, come dice questa slide, deve essere bioclimatica. E sempre più il progettista dovrà saper gestire mix differenti tra impianti che saranno tutti diversi a seconda della dimensione, della posizione, e anche delle tecnologie, perché in certi casi è più utile utilizzare un sistema secco, leggero, a basso strato, stratificazione, quindi a basso spessore, veloce nel costruire, in altri sarà più conveniente per motivi di inerzia, di accumuli di calore costruire massicci a cappotto. Insomma, si dovranno gestire mix tecnologici e impiantistici diversi, perché quelli buoni per tutte le situazioni non ce ne sono più. Dal punto di vista dell'incentivazione, come siamo messi? Ma insomma, in Italia abbiamo avuto la più generosa delle leggi fiscali d'Europa. Nel momento in cui sto parlando adesso, che è il 15 novembre del 2010, è stato portato in Parlamento dal governo una finanziaria che esclude il rinnovo degli sgravi IRPEF del 55%. Da più parti però le proteste si fanno forti e quindi non è escluso che nei prossimi giorni si veda reiterare questo provvedimento che ha prodotto degli effetti importanti. Innanzitutto è interessante vedere e fa anche un po' riflettere come per ottenere questi sgravi IRPEF si richiedano dei fabbisogni di energia primaria più bassi rispetto a quelli che si richiedono per il nuovo. Questo è un assurdo, perché per il nuovo è facile progettare soluzioni che siano molto efficienti a partire dall'inizio del progetto. Altra cosa invece è adattare a efficienze molto stringenti edifici nati nei decenni o addirittura nei secoli precedenti, diciamo nei decenni precedenti. Anche qui il rapporto di forma fa parte del dato che ci viene richiesto come fabbisogno per ogni singolo edificio, ma è giusto che sia così, perché al contrario di quello che succede per il nuovo, dove il rapporto di forma lo determina il progettista e sarebbe giusto escluderlo dai parametri che determinano la classificazione e il fabbisogno richiesto dalla norma. Invece, per l'edificio preesistente, il progettista che ha a che fare
con il risanamento complessivo? Beh, insomma, ha a che fare con una forma che non ho determinato lui, ma che ha determinato qualcun altro decenni e decenni prima. E quindi è giusto che sia così. Infatti, in tutte le norme europee sui ripristini e sull'efficientamento delle preesistenze compare il rapporto di forma S sub V. Sappiamo che il governo attualmente in carica, ministro Tremonti, ha portato gli anni su cui spalmare lo sgravio IRPEF a 5 come dato fisso. C'è stato dal punto di vista delle trasmittanze richieste per accedere allo sgravio, un percorso verso un costante inasprimento dei valori di trasmittanza che era arrivato col governo precedente a richiedere a partire dall'1-1 di quest'anno addirittura per gli infissi un valore U di 1,6. Abbiamo per il nuovo il 2,2 per gli infissi degli edifici preesistenti risanati un valore di 1,6. Che è sostanzialmente un valore insomma, all'altezza di quelli europei più evoluti. Poi cosa è successo? È successo che il solito intervento delle lobby dei serramentisti in alluminio, sostanzialmente, in maniera anche esplicita, hanno dichiarato di essere riusciti a convincere il ministro allora in carica, che era Scajola, che sappiamo che di case se ne intende molto, ad alzarlo a 1,8, così come sono stati alzati i valori anche delle strutture opache orizzontali portate a 0,30 rispetto allo 0,27 richiesto inizialmente e diminuiti di pochissimo delle strutture opache verticali da 0,28 portate a 0,27. Beh, questo perché? Perché gli edifici in alluminio che rappresentano più o meno gli edifici, i serramenti in alluminio che rappresentano più o meno la metà dei serramenti in Italia, tecnicamente ancora non riescono in Italia a superare, a scendere anzi sotto il valore U. 1 e 8 e così è stata accontentata anche questa lobby. È un peccato se non venisse riconfermato questa generosa legge fiscale che ha portato dei risultati importanti in questi anni, ancorché diciamo possiamo mettere un po' il dubbio, il punto di domanda sulla realtà dei dati che l'Enea ha descritto nella relazione annuale fatta nel 2009. Perché questo punto di domanda? Perché sono certificati questi risultati sulla base dell'attestato di qualificazione energetica, che è uno strumento con tutti i difetti che abbiamo elencato prima. Però l'anno scorso, nel 2009, sono stati prodotti quasi 250.000 interventi, che hanno prodotto un risparmio certificato, per cui grandissimo punto di domanda di 1961 gigawattora, anche fosse la metà, è un ottimo risultato, vuol dire che si è consumato 900, cioè si è risparmiato 900 gigawattora. Comunque il dato certificato è 1961, che significa chilotonnellate 418 di CO2 non emessa. Scusate se è poco. Diciamo che un'analisi così un po' più approfondita su questi grafici la possiamo dedurre e ci fa a far capire che cosa? Che pochi sono stati purtroppo gli interventi sull'edificio globale e molti gli interventi parziali, cioè sui serramenti, sul solare termico, sui cappotti, il tutto separatamente. Allora, questo è un peccato, più o meno solo il 3-4% riguarda l'edificio complessivo, però è quello che induce la più alta efficienza di una preesistenza risanata. Se io fossi il ministro, penserei di togliere tutti gli incentivi, tutte
sulle singole parti edilizie per dare incentivi e sgravi non più di 100.000, ma molto più alti, di 1 milione e passa, non all'edificio, ma ai singoli proprietari dell'edificio stesso. In questo modo indurrebbe un risanamento anche di quelle strani edifici difficili da risanare. Che sono i condomini che sono caratterizzati da una proprietà molto frammentata che mai si mette d'accordo per qualsiasi intervento. Ecco, io penserei una cosa di questo genere, vedremo che cosa verrà prodotto. Io penso che alla fine, con l'aiuto dei tecnici del Ministero, qualche cosa verrà fatto sicuramente. Sicuramente, al di là dei dati, che possono essere più o meno veri, gli sgravi IRPEF hanno prodotto degli effetti positivi dal punto di vista culturale. La gente almeno adesso sa che esiste l'efficienza, il risparmio energetico. Le tecnologie dell'efficienza vengono più o meno conosciute da tutti, anche gli operatori del settore, progettisti, artigiani, imprese, almeno si sa che esiste il problema e non è più così un optional da ricchi o da strane persone. Invece è un problema reale che tutti adesso hanno conosciuto. Ha fatto emergere il nero, buona parte del nero, ha posto il problema dell'efficienza, obbligando tutti ad informarsi, soprattutto i progettisti. Per cui, al di là degli effetti certificati, ci sono degli effetti reali, che sono legati molto anche all'andamento economico, ha dato da lavorare per 2 anni alle imprese. Altri sistemi molto interessanti, questo tutto italiano, che il governo nel 2004 aveva implementato per incentivare l'efficienza, un sistema poco noto, ahimè, dagli operatori del settore, sono i cosiddetti titoli di efficienza energetica, altrimenti chiamati certificati bianchi. Con 2 decreti del 2004, uno sull'elettricità e uno sul gas, si erano fissati degli obiettivi di risparmio energetico che i distributori di gas naturale, i distributori di energia elettrica avrebbero dovuto produrre presso i loro consumatori finali. In poche parole, chiunque di noi abbia un alloggio, ha un contratto di energia elettrica e ha un contratto di somministrazione di gas, o comunque tutti ce l'hanno di somministrazione di energia elettrica. Quelle società con cui noi abbiamo il contratto e che nel 2001 inizialmente avevano più di 100.000 clienti, dovevano portare i propri clienti a consumare meno, il che non vuol dire abbattere i fatturati. No, i fatturati li puoi aumentare prendendo altri clienti, rubandoli ai concorrenti. Ma queste riduzioni di consumo vanno fatti effettuare attraverso determinati interventi presso i consumatori finali. Questi risparmi sono certificati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che li trasforma in titoli di efficienza energetica, chiamati anche certificati bianchi, che sono negoziabili. Le società che hanno queste caratteristiche, cioè almeno 100.000 clienti nel 2001, almeno nella fase iniziale, hanno ognuna un obiettivo di riduzione. Allora, che cosa succede? Anche in questo caso c'è un sistema di trading, per cui le società indicate, quelle con cui noi abbiamo un contratto di somministrazione di energia, possono o produrre in proprio questi certificati oppure acquisirli da terzi. Chi ne ha prodotti di più me li può vendere, chi ne ha prodotti di meno li cerca sul mercato. Sono titolati a conseguire questi certificati bianchi ovviamente i soggetti interessati, cioè quelli che hanno più di 100.000 clienti a partire dal 2001, ma anche quelli che hanno meno di 100.000 clienti, ovviamente non sono obbligati a perseguire il raggiungimento dei risparmi e quindi di produzione dei titoli, ma sono titolati a produrre certificati anche quelli che stanno sotto. Quindi chi è sopra
è obbligato a farli e ne può produrre. Chi è sotto non è obbligato a farli, ma li può produrre. E poi il terzo soggetto in gioco sono le Energy Service Company, cioè le ESCO, ovvero quelle società che in teoria andrebbero sul mercato. Semplifico, vado da un condominio, io esco, Energy Service Company, fatta da artigiani, progettisti, impiantisti, dico: caro condominio, non ti metterai mai d'accordo a fare un intervento di riqualificazione, perché siete 100 famiglie, ognuna un po' ricca, un po' povera, un po' giovane, un po' vecchia, non trovate un accordo, vi faccio io tutti gli interventi strutturali, cambio le finestre, metto il cappotto, vi cambio la caldaia. Voi non pagate niente, indicizziamo un consumo da qui a 10 anni, ovvero la durata del contratto. Questa pratica si chiama anche contracting. E in questi 10 anni voi continuate a pagare la stessa cosa che avete speso fino adesso. Il risparmio energetico prodotto da una casa molto più efficiente è la mia remunerazione dell'investimento. Ecco, questa cosa che sembra perfetta e che alla fine del contratto consente di restituire una casa efficiente ai proprietari, che di fatto in quel momento inizierebbero a vedere abbassate considerevolmente le loro bollette, è una cosa perfetta in teoria, ma che in realtà ha tempi di ammortamento molto molto lunghi, e per questo che è difficile che senza un'adeguata incentivazione questo sistema funzioni. Però questo è il sistema individuato dallo Stato italiano. Le società obbligate, che sono una settantina, individuate dall'Autorità per le energie elettriche e del gas, ricevono dall'Authority stessa per ogni titolo ottenuto inizialmente 100 euro, e attualmente è stato abbassato a 89. I titoli sono di tre tipi: da risparmi di energia elettrica, da risparmi di energia di gas naturale e da risparmi da altri combustibili, e sono scambiabili o con contratti bilaterali tra società e ESCO, o tra società e società, o all'interno di una borsa organizzata dall'Authority stessa. Vediamo com'è andata, perché è interessante per capire l'evoluzione. In questo primo grafico vediamo che quando è scattata l'ora X, il 7 marzo del 2006, dopo pochi giorni il titolo è schizzato. Il che vuol dire che le società obbligate si sono poste il problema di come raggiungiamo l'obiettivo che c'era stato dato. È schizzato il titolo a 92 euro, dopo 2 mesi, a maggio, è andato a 98, a giugno, i primi di giugno, è arrivato a 94, quindi abbastanza stabile. Poi il 6 di giugno del 2006 è sprofondato a zero e lì è rimasto. E non c'è più stato nessuno scambio. Che cosa non ha funzionato? Beh, innanzitutto l'obiettivo fissato di risparmio complessivo di 155.000 tonnellate di petrolio equivalente era timidissimo, ed è stato non solo superato, raggiunto, ma quasi raddoppiato: 280.000 tonnellate di petrolio equivalente, quindi l'80% in più in pochi mesi. Quindi il mercato si è saturato perché gli obiettivi erano bassi e quindi gli scambi si sono subito fermati. In più, i decreti davano la possibilità di raggiungere l'obiettivo in due rate, 50% subito e 50% in 2 anni. Una elasticità, evidentemente, visto il risultato, che non era assolutamente necessaria. In più, le povere ESCO in tutto questo sono state tagliate fuori. E quindi bisognava in qualche modo obbligare i distributori, le società obbligate, ad acquisire dalle ESCO i titoli in una percentuale da fissare. Sulla scorta di questo insuccesso, il Ministero ha cambiato immediatamente, e l'Authority ovviamente ha cambiato i connotati a questa giusta norma, che attualmente è diventata oggetto di una direttiva europea recepita dalla Francia e, se non sbaglio, dalla Polonia. Allora, innanzitutto, da 155.000 tonnellate di petrolio equivalente, l'obiettivo è stato portato a 6 milioni. È stato fatto scendere il numero di clienti che determinano e definiscono la società obbligata da 100.000 a 50.000, e quindi si è allargato il bacino a tutte quelle società
le ex municipalizzate con cui praticamente tutti sul territorio nazionale abbiamo a che fare, c'è stato un aggiustamento automatico delle cedenze di titoli, quindi non c'è mai una saturazione di fatto. I rimborsi alle società obbligate sono andate da 100,89 euro per tonnellata di petrolio equivalente. Com'è che avevano fatto, interessante, a raggiungere obiettivi così in fretta le società allora? Non so se vi ricordate, che nel 2005-2006 quasi tutti noi abbiamo ricevuto due lampadine a basso consumo dalle società con cui noi avevamo il contratto di fornitura di energia elettrica. Mi ricordo che a quei tempi l'Enel metteva due lampadine a basso consumo nel fustino del Dash di detersivo. Ecco, con questo espediente banale si era raggiunto l'obiettivo. L'avevano verniciato di verde dicendo le aziende sono sensibili. Salviamo l'ambiente, in realtà era un mero espediente per raggiungere le quote di risparmio fissate dai certificati bianchi. Ormai è una tecnologia stramatura, anzi diventerà obbligatoria da qui a un paio d'anni, la lampadina a basso consumo, e questo sistema che funziona a schede, il certificato bianco lo produci sulla base di un risparmio definito dall'intervento che fai, e per ogni intervento c'è una scheda che dice esattamente qual è il livello di risparmio ottenuto. I certificati hanno valore di 5 anni, quasi tutti, 7, anzi 8 se invece fai un intervento strutturale, quindi metti un cappotto termico, e 10 anni se intervieni allacciandoti a un teleriscaldamento o produci un teleriscaldamento. In questa schedatura le lampadine a basso consumo sono praticamente uscite, se ci sono, ma sono state fortemente ridimensionate proprio per evitare ciò che è successo ai tempi della prima emissione di certificati. Per aiutare le ESCO è stato messo un obbligo di una quota di titoli di efficienza energetica del 5% da acquistare dalle ESCO e che non è mai saturabile. La situazione attuale la vediamo in questo grafico, vediamo come l'andamento dei titoli sia sì continuamente spezzato, ma di fatto immediatamente che raggiunta la saturazione c'è un rilancio per l'adeguamento del sistema, e quindi siamo arrivati a confermare i circa 90 euro del valore dei titoli, sia per quanto riguarda i titoli di primo, secondo e terzo tipo. Da questo altro grafico invece vediamo l'andamento previsto del peso dei titoli di efficienza energetica che dovrebbero coprire alla fine un buon quarto degli obiettivi che il piano nazionale per raggiungere i risultati del protocollo 3x20 a livello europeo prevede per quanto riguarda l'efficienza. Più o meno al 2020 dovremo raggiungere i 20 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti proprio attraverso il sistema dei titoli di efficienza energetica o certificati bianchi. Sempre parlando di norme, secondo me è importante citare un decreto legge poco noto. Soprattutto poco conosciuto dai comuni, che è il 115 del 2008, che introduce tra le varie cose anche la possibilità di dare solo comunicazione ai comuni senza bisogno né di DIA, che attualmente ha cambiato veste, si chiama SCIA, una sola comunicazione. Quindi abbattendo anche le spese di progettazione, di redazione di documenti per tutti gli impianti solari, fotovoltaici, eolici, se si intende mini eolico, cioè quello che ha dimensioni massimo 100 per 150 centimetri, se il fotovoltaico e il solare sono integrati. Ecco, tutto questo è sicuramente
un passo avanti nel senso della semplificazione a favore solo di determinati interventi, che sono quelli che inducono la produzione di energia elettrica o inducono un risparmio e un miglioramento delle efficienze. Cambiando argomento, entrando invece in un sistema importante che ha cambiato l'approccio alla produzione domestica dell'energia elettrica, non possiamo evitare di parlare del conto energia, ovvero quella norma che sostanzialmente ci ha consentito di metterci sul tetto un pannello fotovoltaico, immettere in rete energia che ci viene pagata dal gestore della rete. Più o meno 3 volte tanto quella che è il costo che noi paghiamo per l'energia che utilizziamo per i nostri consumi finali. In Italia ci è arrivata molto tardi, ci è arrivata più o meno con 14 anni di ritardo rispetto al conto energia nato in Germania del 91. In Germania piove 220 giorni all'anno e hanno inventato il conto energia. Pensate un po', l'Italia, paese del sole, ci è arrivata tardissimo nel 2005. Con un decreto legge del 28 luglio del 2005 del Ministero Attività Produttive e del Ministero dell'Ambiente. Sostanzialmente si indicava il GSE, gestore dei servizi elettrici, il soggetto attuatore. E con questo conto energia in Italia si metteva uno stop ai contributi per la realizzazione di impianti, contributi in conto capitale. Vi ricordo, se qualcuno ha memoria, del programma dei cosiddetti 1.000 tetti fotovoltaici e poi un secondo, peraltro non completato, dei 10.000 tetti fotovoltaici, che era stato promosso dal Ministero dell'Ambiente. Sostanzialmente questo è un sistema che paga una tariffa agevolata per l'energia prodotta da sistemi fotovoltaici. Inizialmente è partito malissimo, questo primo conto energia, però è uno degli esempi, come un po' quello dei certificati bianchi, di ravvedimento operoso, chiamiamolo così. Inizialmente nel 2005 si era dato un obiettivo nazionale bassissimo, 300 MW entro i successivi 10 anni. Cioè un'inezia. L'obiettivo è stato subito corretto, visto le proteste degli operatori di settore, 500 MW entro il 2012, sempre poco, sempre pochissimo. Andiamo a vedere come era stata strutturata la tariffa, male, perché innanzitutto erano state create 3 classi, la prima classe per gli impianti diciamo piccoli, e gli impianti piccoli erano una grande famiglia che avevano potenze dagli 1 ai 20 kW. Noi sappiamo che dall'esperienza che una famiglia ha bisogno di 1, 2, 3 kW al massimo. Comunque, prima famiglia 1, 20, e questa era la meno incentivata, 0,44 kWh, euro a kWh prodotto. Una seconda famiglia 20-50, terza famiglia dai 50 ai 1000, oltre i 1000 non era incentivato nulla. E questa era la più incentivata, quindi poco incentivo per i piccoli, grande incentivo per i grandi. La domanda doveva essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori e sulla base di un progetto. E si doveva, attraverso questo progetto presentato, non all'impianto fatto, accedere a una graduatoria i cui criteri, secondo me, non erano assolutamente chiari. Quindi tu aspettavi, nell'incertezza dell'ottenimento dell'incentivo, l'accesso o meno a questa graduatoria. In più era stato introdotto come ulteriore limite un tetto annuo finanziabile di 85 MW sui 500 da produrre nei successivi 7 anni, che è veramente poco. L'effetto ottenuto, a me piace fare un po' i paradossi, vendersi terreno in Costa Smeralda con progetto approvato per la realizzazione di impianto da 20 kWh di potenza. Che cosa significa questa boutade? Cioè che c'è stato più un commercio delle autorizzazioni che la realizzazione effettiva di impianti. Infatti, dopo un anno, il risultato pratico è stato che ci sono stati 37.200 domande,
Per potenze teoriche non di 85 megawatt finanziabili, quelli dichiarati dalla normativa di allora, ma di 2200 megawatt, che è un'enormità, di cui 61% previste dalla realizzazione di impianti di tipo medio 20-50, 26% per impianti grandi 50-1000. E solo il 13% prodotto dagli impianti piccoli sotto i 20. Ma è interessante vedere quello che è stato dopo un anno la reale produzione di impianti. Innanzitutto se ne sono fatti per soli 6 megawatt a fronte di domande per 2200 e di una finanziabilità di 85, soli 6 megawatt, di cui il 63% prodotto da piccoli impianti. Cioè, è un esempio di come si possano sbagliare completamente da parte del legislatore tutte le previsioni. Il nuovo conto energia ha cambiato completamente i rapporti, ha fatto tesoro dell'insuccesso, ha ridisegnato le classi, adesso sono 3, da 1 a 3, da 3 a 20 e sopra 20, senza più limite a 1000. Ed è stato ribaltato l'incentivazione, più incentivati i piccoli, meno incentivati i grandi, introducendo le categorie di impianto non integrato, di parzialmente integrato e di impianto completamente integrato, dando ovviamente incentivi più alti a chi è molto integrato. In più non fai più il progetto e sulla base di un progetto fai la domanda, ma devi fare prima l'impianto e poi se mantieni e rispetti tutte le normative burocratiche e i processi definiti, hai l'incentivo. Di fatto gli incentivi durano 20 anni, ovvero la tariffa che si riduce ogni anno del 2%, da allora si è ridotta ogni anno del 2%, una volta acquisita con il valore iniziale te la mantieni per i successivi 20 anni, e funziona dagli impianti di 1 kW in su. A che punto siamo? Beh, siamo a un punto molto interessante. Questo conto energia ha funzionato molto bene. Ha funzionato talmente bene che l'Italia in questo momento è al terzo posto come produttori di energia fotovoltaica al mondo dopo Giappone e Germania, distanti da questi due, ma abbiamo recuperato molte e molte posizioni. Quindi questo dimostra come la normativa, quando è fatta bene, funziona e stimola il mercato. Se riguardiamo questa tabella, innanzitutto vediamo che l'Alto Adige, in una ideale classifica per province, alla periferia dell'impero, dove nevica spesso e fa freddo e piove di più sicuramente che in Sicilia, è al primo posto col 6,9% della potenza totale. Questo è frutto di norme che nel corso degli ultimi 20 anni hanno di molto incentivato tutta la produzione di energia alternativa, con abbondanti diciamo budget destinati a contributi in conto capitale. Però adesso il conto capitale per il fotovoltaico ha poco ossigeno, perché di fatto lo esclude e viene escluso dal conto energia. Nella classifica per regioni, vediamo come la Puglia abbia assunto una leadership assoluta, ed è un peccato vedere che è l'unica delle regioni del sud Italia dove il sole splende ed è una risorsa importante. E per trovare un'altra regione del sud dobbiamo andare a metà classifica e trovare la Sicilia. La Puglia, che sappiamo attraverso il governatore attuale Vendola, ha puntato molto dal punto di vista politico e programmatico all'incentivazione delle energie alternative, infatti si ritrova con 64.000 kW di potenza installata per 3.100 impianti. Interessante anche questo dato perché la Lombardia, che ne produce 58.000 di kilowatt a 6.200 impianti, per cui si deduce che in Puglia abbiamo
meno impianti, molto più estesi. E giù e giù troviamo Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto. Insomma, e purtroppo dalla metà classifica in poi c'è solo da metà classifica in poi il sud. L'effetto del conto energia è stato veramente fondamentale, sono 500.000 i kilowatt di potenza installati complessivamente in Italia su circa 40.000 impianti. Vediamo da quest'altra tabella come da questo grafico come il vecchio conto energia sia stato sostanzialmente abbandonato e i risultati, credo, di finanziabilità e di raggiungimento delle potenze installate non si raggiungeranno perché è stato superato dall'utilizzo del nuovo conto energia, assolutamente molto più apprezzato. Dal punto di vista dell'incentivo, una norma per farla funzionare bisogna farla diventare una tecnologia, per farla funzionare bisogna inserirla in una norma cogente e così di fatto dovrebbe essere. Il governo Prodi aveva introdotto, diciamo, nell'articolo 1,289 di una finanziaria precedente, del 2007, se non sbaglio, del 2007, aveva introdotto la legittimità da parte dei comuni di introdurre l'incentivazione del fotovoltaico nei propri regolamenti edilizi, consentendo che a partire dall'1/1 del 2009 si potesse obbligare ad installare almeno 0,2 kW di fotovoltaico per ciascuna unità abitativa. Tremonti, con il decreto mille proroghe del 30-12-2008, modifica l'articolo e diventa un articolo 29 che sostanzialmente non fa più del fotovoltaico un'opzione da far recepire ai comuni, ma la fa diventare un obbligo, pur prorogato all'1-1 del 2010, la fa diventare un obbligo per tutti i comuni. E dicendo che bisogna produrre non energia elettrica fotovoltaica, ma energia elettrica da fonti rinnovabili, per cui estende ad altre possibilità. In ragione di 1 kW, e non più 0,2, 1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per ogni fabbricato industriale che abbia almeno 100 metri quadrati, a partire dall'1/1 del 2010. Che cosa succede? Succede che 1/1 del 2010 erano circa 240 su 8.100 i comuni che recepiscono questa cosa qui. A mio avviso non c'è bisogno di recepirla nei regolamenti, è una legge dello Stato e questa dovrebbe essere applicata. Visto l'insuccesso applicativo della norma, un governo forte avrebbe dovuto trovare un modo per sanzionare gli inadempienti, invece si è data una proroga di un altro anno. Ormai siamo prossimi allo scadere della prossima data, 1/1 del 2011, vedremo quanti saranno i comuni che iniziano a far applicare la norma. Io temo che ci sarà un'altra proroga, visto come sono andate le cose fino adesso. Di fatto, dal prossimo anno il conto energia subirà un ulteriore cambiamento. Il DL 105 del 2010 ci dice che il prossimo anno ci sarà una riduzione che sarà dal 18 al 20%, le decurtazioni di ogni anno saranno del 6% per i successivi anni, cioè il 2012 e il 2013, perché questo è un conto energia su base triennale. Per gli impianti finiti entro il 31/12 del 2010, ma entrati in esercizio entro il giugno del prossimo anno, ci sarà la proroga degli incentivi col conto energia, il secondo conto energia, quindi il conto energia del 2010. Le classi sono state ridisegnate un'altra volta: 1-3, 3-20, 20-200, 200.000, 1.000-5.000 sopra i 5.000 kW. È stata introdotta una nuova categoria di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative per le quali le decurtazioni non sono più del 6%, ma del 2% all'anno. La tariffa aumenta del 5% se l'impianto è in aree industriali, cave dismesse o siti contaminati, e
gli impianti su edifici che hanno una riduzione del 10% della prestazione energetica calcolata opportunamente con l'attestato di certificazione energetica, hanno una tariffa superiore del ben 30%. L'obiettivo nazionale, l'ho detto prima parlando del piano nazionale sull'efficienza energetica ai sensi del protocollo 3x20, è di 8.000 MW il 2020 e questo è il dato negativo. Perché evidentemente il dato è sottostimato. Che cosa sulla base di questo si può prospettare per il futuro? Beh, direi che sulla base di tutte queste cose dette, io mi aspetto che dal 2014 in poi ci sarà un'ulteriore riduzione delle tariffe. Anche perché il costo degli investimenti è oggettivamente calato, il rendimento degli investimenti è quindi più alto, il payback è molto più rapido. La cosiddetta grid parity, come chiamano i tecnici, cioè l'uguaglianza tra costi di produzione degli impianti e il prezzo d'acquisto della rete, si dovrebbe raggiungere probabilmente tra 7-8 anni e a quel punto la conclusione di ogni futura incentivazione è pressoché inevitabile. Una tecnologia sostanzialmente già molto matura, come il fotovoltaico in Germania, abbiamo visto che dal prossimo anno subirà un vero e proprio taglio netto delle incentivazioni. Sicuramente il taglio medio degli impianti crescerà di molto, soprattutto al sud. Al 2008 il taglio medio degli impianti era 11 kW di potenza, quindi io mi aspetto investimenti al sud, spero di aziende del sud e soprattutto, questo direi ahimè, un po' aumento delle dimensioni degli impianti, che vuol dire un po' come si è già visto in Puglia, in Sicilia, occupare suolo agricolo per fare impianti fotovoltaici. Questo non è una cosa positiva, ma credo che la tendenza sarà questa. Pochi amministratori sanno di avere, amministratori locali, parlo di assessori comunali e sindaci, sanno di avere nel regolamento edilizio e negli strumenti normativi e pianificatori in mano ai comuni uno strumento più potente di quello che loro stessi non si aspettino. Io l'amministratore l'ho fatto, l'assessore a Bolzano tra il 2000 e il 2005 e certe cose le abbiamo fatte, penso all'introduzione del casaclima obbligatorio, alcuni piani d'attuazione che richiedevano a partire dal 2002 efficienze energetiche molto stringenti, sfidando un po' la norma. A quei tempi mescolare urbanistica, edilizia e efficienza energetica era illegittimo. Ci è andata bene, nessuno ha fatto ricorso. Ma con il decreto a firma Bersani, il 311 del dicembre 2006, tutto questo è non solo legittimo, ma spinto. E infatti è stato introdotto nell'articolo 9 un comma 5 bis, che dice chiaramente che negli strumenti di pianificazione ed urbanistici bisogna porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, tecnologiche, volte all'uso razionale dell'energia, all'uso di fonti rinnovabili, con indicazioni in ordine all'orientamento, alla conformazione degli edifici, insomma tutto per massimizzare l'efficienza dell'energetica dell'impianto dell'edificio. Questo significa che piani urbanistici, piani attuativi, varianti, regolamenti edilizi è legittimo che contengano una regolamentazione energetica. Questo è importantissimo, uno strumento potente in mano ai comuni, che se non viene utilizzato è per volontà dei comuni stessi. Purtroppo, lo sappiamo dal rapporto CRESME del 2009, fatto in collaborazione con Legambiente, fino adesso questo potenzialità in mano ai comuni è stato sfruttato da solo il 7% dei comuni in Italia, cioè 577 comuni su 8.100, che ha introdotto criteri di sostenibilità e in particolare veramente
troviamo in questi pochi comuni virtuosi veramente di tutto. Il 77% obbliga isolamento e copertura verde, il 72% promuove o obbliga le energie rinnovabili, il 65% obbliga un risparmio idrico, il recupero delle acque, poi c'è chi fissa valori di trasmittanza più stringenti rispetto alle norme nazionali. È una norma tecnica, si può adeguare il regolamento, è un vecchio strumento, ma molto flessibile. Da questo punto di vista si può utilizzare con introduzioni virtuose. Alcuni comuni obbligano i doppi vetri, altri prescrivono solare termico per produzione di acqua calda. Altri promuovono le biomasse, chi promuove eolico, idroelettrico, insomma c'è di tutto, chi obbliga le pompe o promuove le pompe di calore, c'è chi obbliga la riciclabilità dei materiali, veramente l'amministratore può sbizzarrirsi e in maniera legittima. Io vi faccio, così concludo, un esempio. Di come la norma possa spingere a un virtuoso utilizzo delle tecnologie che portano all'efficienza. È un progetto fatto dal mio amico architetto Michael Tribus a Bolzano. L'edificio apparteneva alle Poste, per questo l'edificio nuovo trasformato viene chiamato Ex Post, perché un po' richiama il fatto che l'edificio inizialmente era delle Poste italiane e poi lo si vede come ex post, cioè dopo gli interventi sia stato trasformato. Dagli anni 50 al 2004 questo edificio di 18.000 metri cubi non aveva subito nessun intervento se non una sopraelevazione del piano attico, è stato acquistato nel 2004 dalla provincia autonoma di Bolzano. Gli è stato messo un cappotto di 30 centimetri, sono state messe delle finestre da trasmittanza bassissima 0,8, un impianto fotovoltaico, un impianto di climatizzazione con recupero di calore e ovviamente ventilazione controllata. Alla fine l'edificio è diventato come lo vedete nella fotografia. E a partire dal 2006 è un'altra cosa questo edificio. Bisogna dire, questi 18.000 metri cubi erano ideali per fare un intervento di questo genere, corpo compatto, le finestre regolari, non troppo grandi, pochi ponti termici, vediamo che c'è soltanto una pensilina, non c'è un balcone, non c'è nulla, quindi si è potuto, come vedete dalla sequenza, adesso dalla planimetria, fare un'impiantistica che consentiva nei due cavelli arancioni al centro della planimetria far passare le tubature di alimentazione della ventilazione controllata in entrata e in uscita in maniera agevole. Dallo schema del sistema da reazione si capisce come l'aria, qui non c'è geotermia, ma l'aria venga aspirata dall'esterno, dal tetto. Scaldata con una pompa di calore che per 18.000 metri cubi non è più grande di una caldaietta autonoma di un appartamento da 100 metri quadrati, va portata nel piano interrato dove c'è uno scambiatore di calore a massa altamente sensibile, da lì riemerge e entra, fa entrare in ogni ufficio l'aria a bassa temperatura scaldata, diciamo, come ultimo atto finale da un piccolo termoconvettore, per poi venire espulsa, passare e cedere il suo calore attraverso lo scambiatore di calore a massa altamente sensibile e infine essere espulsa. Ecco, qui vediamo le griglie di aspirazione dell'aria, vediamo lo scambiatore di calore nello scantinato a massa altamente sensibile e vediamo in questa successiva slide invece i termoconvettori che sono collegati all'architrave delle singole porte dei singoli uffici e nella fotografia successiva vedete come sono questi tubi mascherati da questa
da questa schermatura ovoidale opalina, in cui sono anche inseriti gli elementi illuminanti, tanto che una volta completata la schermatura, fagli sembrare semplicemente un elemento architettonico più che più che impiantistico. Qui vediamo un particolare del cappotto termico di 30 centimetri con il calcolo delle isoterme, un sguardo all'imponente impianto fotovoltaico, alla fine tiriamo le somme. Ovviamente, se si fosse comprato l'edificio e gli si fosse fatta solo una manutenzione straordinaria per metterla a norma rispetto a quelle che sono le indicazioni delle leggi nazionali, si sarebbe speso molto meno rispetto ad averne fatto che cosa? Un edificio passivo, perché questo edificio ha un indice termico di 4 kWh a metro quadro anno. Pensate che la media dei 90% degli edifici in Italia, che sono 11 milioni e 5, è di 250 kWh a metro quadro anno. Questo enorme edificio ha invece una efficienza straordinaria, fabbisogno 4 kWh a metro quadro anno, fabbisogno indice termico. Allora, se si fosse ovviamente a un prezzo di risanamento molto più basso, lasciato la struttura così com'era, si sarebbe continuato a spendere quello che le poste spendevano ogni anno, cioè 90.750 euro di gasolio. Invece adesso, con questo intervento, l'edificio di 18.000 metri cubi viene climatizzato con 4.125 euro. Casa mia, 120 metri, quasi 2000, qui siamo a 4125 per 18.000 metri cubi. Sì, ma quanto costa di più farne una casa così? Beh, insomma, valutiamo la spesa in 10 anni. Se si fosse mantenuta la spesa di gasolio delle poste, in 10 anni 907.000 euro. Invece così, in 10 anni, spesa della provincia autonoma di Bolzano 41.000 euro. Che cosa significa? Che l'ammortamento dei sovraccosti, quindi per fare una casa così si è speso di più rispetto a un semplice adeguamento della norma. Questo delta in più lo si ammortizza in 5 anni. E quindi dal quinto anno in avanti c'è un guadagno di 86.000 euro rispetto ai 90.000 che spendevano le poste. Quindi non si tratta di un costo, ma di un vero e proprio investimento. Concludo con una frase di un artista dadaista che mi piace molto, che è Francis Picabia, che diceva che la testa è rotonda per permettere alle idee di uscire in tutte le direzioni. Io credo che la norma abbia bisogno di avere legislatori con la testa molto rotonda. Grazie a tutti.